avevano fatto veramente bene, ottenendo un punteggio oltre il 18. Potrebbero veramente, se non sbagliano, salire sul podio. Eh beh sì. Visto l'errore della Bielorussia, della Russia. Guarda, peccato per quella perdita, perché stavo proprio tifando per loro, queste ragazze giovani, un po' dal nulla, diciamo, sono molto venute motivate, fuori. Molto motivate, hai visto? Sì, molto. Grinta e pedana. Sì, sì, una specialmente, sì. Quella ragazza, hai visto? Sì, esattamente, la penultima adesso che saluta. Sì, due cose ho notato, esatto, la grande espressività di queste ragazze e anche il grande sincro, perché andavano molto insieme durante l'esercizio. Questo significa che dietro c'è un lavoro già consolidato, perché quando si studia un esercizio inizialmente si tende un po' a pensare a ognuno ai fatti suoi, no? Proprio perché non c'è automatismo nei gesti tecnici. Quindi l'insieme, diciamo che spesso e volentieri arriva da ultimo. E invece loro sono già, insomma, ad aprile molto, molto insieme nei movimenti. Significa che c'è un lavoro dietro bello grosso. Complimenti alla squadra della Francia. Vediamo come si... alcuni passaggi dell'esercizio, purtroppo una perdita non grave, ma comunque una perdita verso il finale. Bello anche questo scambio, che non sembra uno scambio, poi invece lo è. Ecco qui. Sono riuscita a contare i passi per recuperare l'attrezzo, vedremo quanto la giuria avrà dato come penalità. Comunque appaiono abbastanza soddisfatti, chiaramente l'esercizio ricco davvero di lanci, di passaggi interessanti, complessi. Tesa interminabile al Kiss and Cry è sempre
tosta per le ginnaste. Io intanto sbircio per sapere, per conoscere in anteprima il punteggio che non è stato ancora attribuito. Fa sorridere anche che noi di solito 17.150 la Francia, peccato per quell'errore davvero. Penso che senza quell'errore un punto in più sarebbe stato tranquillamente agguantato. Noi salutiamo Paola Porfiri, sì, che è chiaramente indaffarata perché in questa giornata di finali avrà da fare, la nostra padrona di casa, la ringraziamo. Grazie.